Ciao a tutti ragazzi, io sono Feraz e quest'oggi siamo in un nuovo video. Come ben sapete, in moltissimi anime shonen troviamo diversi poteri, ma Hero Academia non è da meno, infatti troviamo i quirk, o nella versione italiana, le unicità. Oggi andremo a vedere una top 5 dei 5 quirk che preferisco di tutto My Hero Academia. Non saranno solamente per la figaggine del potere, ma pure per l'utilizzo che se ne può fare. Quindi se un potere è versatile, se è molto potente, se ha dei contro e tanto altro. Iniziamo subito con il quinto posto parlando di Creation, un quirk utilizzato da Momo Yaoyorozu. Un quirk molto interessante, dato che permette di creare diversi oggetti dalle parti esposte del corpo. Sì, questo appunto già è il primo malus, se così possiamo chiamarlo, dato che appunto per creare degli oggetti di grandi dimensioni è necessario avere una grande parte di corpo scoperta. Tralasciando ciò, però, possiamo notare che comunque è un quirk molto versatile. Permette di creare di tutto, da semplici abiti a coperte, ad armi, praticamente tutto. Vi serve qualcosa? Potete crearlo. Quindi un quirk che permette di appunto ottenere ciò che serve magari durante uno scontro e quindi permette di adattarsi a diverse cose. Appunto questo quirk utilizza i grassi, che appunto li converte in materia per creare i vari oggetti. È una cosa molto interessante e sicuramente molto originale. Mi piace molto questo quirk soprattutto perché è utilizzato da Momo, no, a parte gli scherzi, soprattutto perché comunque è un quirk molto molto originale ed inoltre versatile. Al quarto posto troviamo un quirk che piace a tutti, non negatelo. Parlo di Half Cold Half Hot, un quirk utilizzato da Shoto Todoroki. Questo quirk è l'unione del potere di Endeavor, appunto il padre di Shoto, che appunto utilizza le fiamme infernali come quirk, e di sua madre, che appunto utilizza un quirk di ghiaccio. Appunto lui è il frutto dell'unione da questi due quirk ed è molto molto figo. Sia perché il personaggio di Todoroki comunque lo porta molto bene, sia perché il potere in sé è molto interessante. Il corpo dell'utilizzatore quindi è diviso perfettamente a metà, lasciando una parte dove si trova appunto il quirk del ghiaccio, e quindi nella parte di destra è possibile utilizzare il ghiaccio creandolo proprio dal proprio corpo. Quindi è un potere molto utile sia per difendersi sia comunque per attaccare. Invece a sinistra troviamo il potere del fuoco, che permette soprattutto un'offensiva molto potente. Infatti l'utilizzatore del quirk è in grado di aumentare talmente tanto la sua temperatura fino a produrre appunto delle fiamme. È un quirk molto interessante ed inoltre appunto mi piace perché unisce due cose molto scontate. Cioè ghiaccio e fuoco sono degli elementi utilizzatissimi negli anime, però uniti e utilizzati in questo modo, a mio parere, mi sanno di molto originali, ecco. Al terzo posto troviamo un quirk che è molto particolare. Parlo di Decay, oppure Decadimento se preferite. Un quirk utilizzato da Tomura Shigaraki. Lo trovo molto interessante perché appunto permette di ridurre ciò che viene toccato con attenzione tutte e cinque le dita in brandelli praticamente, di distruggere tutto quello che si tocca. Non importa che l'obiettivo sia organico o no, il quirk funzionerà senza nessun fallimento. La velocità della disintegrazione può andare da veloce a quasi istantanea. E appunto il quirk è molto versatile, dato che comunque può contrastare qualunque altro tipo di avversario. Il problema? Che se non riesci a toccare l'avversario con tutte e cinque le dita, non puoi fare niente. Ed inoltre appunto il quirk è molto molto potente, però è necessario che tu abbia una forza fisica, una velocità molto elevata, comunque che tu sia in grado di stupire il tuo avversario riuscendo in primis a distrarlo e poi a toccarlo con tutte e cinque le dita per disintegrarlo. Però comunque è un quirk molto interessante ed inoltre originale. Mi piace molto appunto perché è potenzialmente imbattibile, anche se appunto ha questo malus che bisogna toccare completamente l'avversario, quindi con qualcosa di non materiale, qualcosa tipo di spettrale, o comunque con qualcosa che può manipolare il proprio corpo, è un po' inefficiente. Però comunque utilizzato contro ad esempio un All Might, un Aizawa, un Deku, uno Shoto Todoroki, un Katsuki Bakugo e tanti altri, appunto il quirk funziona senza nessun problema. Bisogna però avvicinarsi all'avversario senza farsi spiattellare al muro praticamente, però comunque è molto interessante. Al secondo posto troviamo un quirk che appena l'ho visto ho detto: cazzo che figata. Parlo di Erasure,
ovvero il quirk utilizzato da Shota Aizawa. Un quirk molto interessante e soprattutto che è fighissimo. Inoltre potenzialmente forse uno dei migliori quirk mai visti, dato che permette all'utilizzatore con la sola vista di eliminare il quirk avversario. Ovviamente il quirk ha un punto debole, e proprio quello peggiore secondo me è il fatto che se non guardi più l'avversario o semplicemente chiudi gli occhi, il potere si rimanifesta e quindi l'avversario può tranquillamente utilizzare di nuovo il suo quirk. Questa cosa però, se utilizzata bene, non è neanche un grande male e permette inoltre all'utilizzatore, in questo caso Shota Aizawa, ovvero il professore della classe Rima, di comunque utilizzare il potere di riuscire a sconfiggere gli avversari con facilità, dato che comunque ormai è un eroe professionista e utilizza questo quirk da un sacco di tempo. Il quirk comunque è originale ed è proprio per questo che mi piace, ed inoltre è potenzialmente utilissimo, cioè si adatta ad ogni situazione e permette di contrastare avversari del taglio di All Might o di All For One, perché no? Certo, in quel caso penso che sarebbe un po' difficile neutralizzare tutti i quirk, dato che non si sa se può neutralizzarne uno alla volta per persona oppure più di uno, ecco. Però sarebbe uno scontro molto interessante. A primo posto abbiamo il quirk perfetto, il quirk che penso tutti quanti vorrebbero, anche se in effetti è un po' cattivo. Il quirk di cui sto parlando è All For One, utilizzato dal suo omonimo All For One, l'acerrimo rivale di All Might. Il quirk in sé è qualcosa di perfido e nonostante ciò però è quasi imbattibile, dato che permette all'utilizzatore di rubare i quirk e di trasferirli ad altri. Qual è la cosa brutta? O per meglio dire, il bonus per chi lo utilizza e il malus assoluto per chi lo subisce? Beh, che chi viene privato del quirk si ritrova in uno stato comatoso. Ed inoltre, appunto, non tutti i recipienti ai quali vengono dati quirk sono in grado di ottenere il potere di gestirlo. E in caso appunto non riescono a tenerlo, a gestirlo, diventano delle marionette senza mente, cioè non sono in grado di parlare, di pensare, insomma diventano una sorta di zombie, se così possiamo dire. Comunque il quirk in sé, se dovesse essere visto in un combattimento, è molto interessante ed inoltre comunque quasi imbattibile, dato che permette di privare del quirk come fa Erasure, però permette comunque di ridurre il stato comatoso all'avversario, di ottenere dei quirk per sé, quindi ad esempio è possibile rubare un quirk come ad esempio Half Cold, Half Hot, oppure Creation o Decay, tutti i quirk che ho detto prima in realtà. Ed inoltre appunto una cosa molto interessante è che se un quirk viene trasferito ad un utilizzatore che già ha un altro quirk, questo quirk potrebbe essere miscelato all'altro per permettere all'utilizzatore di creare un nuovo quirk interamente nuovo, come è successo con One for All. La cosa molto interessante è che appunto All for One è in contrapposizione con One for All. Infatti il primo, All for One, pensa all'egoismo e al potere per sé, mentre One for All utilizza il potere di tanti per sconfiggere i nemici, quindi è una contrapposizione molto interessante. Questo quirk ovviamente si merita sicuramente la prima posizione, dato che è comunque molto bello ed inoltre potentissimo. E niente ragazzi, questo video finisce qua. Fatemi sapere voi qual è il vostro quirk preferito, se vi piace My Hero Academia, se non vi piace, ed inoltre appunto cosa ne pensate di All For One, ovviamente se avete un po' letto il manga, ecco. Io sinceramente ho solamente visto questo potere appunto nell'anime, ne hanno parlato nell'anime, e comunque mi è sembrato molto interessante. Spero comunque che nel manga venga sviluppato e visto meglio, dato che appunto il manga non l'ho seguito, quindi non so cosa dirvi. Però comunque, ecco, tutti questi poteri sono molto interessanti. Forse questa è la miglior cosa di My Hero Academia, tutta la varietà di poteri che comunque sono molto creativi ed originali. Niente ragazzi, detto questo, lasciate un mi piace al video, commentatelo e condividetelo con i vostri amici. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate la campanella per avere tutte le notifiche e guardare i video. Entrate nel gruppo Telegram e nel gruppo Discord per poter parlare con me ed inoltre appunto sapere le notizie riguardo al canale. Seguitemi sia su Instagram sia su Facebook, dove io insieme ad alcuni fan pubblico ed aggiornamenti sul canale. Niente ragazzi, detto questo, noi ci vediamo in un prossimo video, in una prossima live. Un saluto da Feraz, bella!